Buongiorno, bentrovati, buon martedì 6 ottobre, memoria di San Bruno, fondatore dell'Ordine Certosino. Ecco la lettura del Vangelo di oggi, lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo, ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Ascoltiamo anche quest'oggi un tratto del discorso escatologico del Vangelo di Luca. Il Signore ci avvisa, ci avverte che alla fine dei tempi vi sarà una grande persecuzione contro la Chiesa, ma tutta la storia della Chiesa è segnata dalla persecuzione ed Egli, il Signore, ci ammonisce ad essere perseveranti e ad avere fiducia nello Spirito Santo. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. È impressionante, a leggere le storie dei martiri, notare che spesso le persone più semplici hanno dimostrato un coraggio più grande, mentre le persone dotte, anche alcuni sacerdoti, nella tribolazione, nella persecuzione, hanno apostatato, hanno smesso di confessare il Signore, sono scesi a patti con il persecutore. Invece le persone più semplici, alcune suore, alcuni laici, alcune volte anche dei ragazzini, hanno avuto un grande coraggio nella fede e hanno avuto parole fortissime che hanno toccato anche il cuore dei persecutori. È impressionante notare in tanti luoghi diversi come la testimonianza coraggiosa dei cristiani abbia toccato il cuore dei persecutori, facendo in modo che anch'essi si convertissero e diventassero cristiani. Chiediamo la grazia di avere una fede grande, perché è dura sperimentare il tradimento, ma è grande sperimentare la consolazione del Signore, il suo amore perenne. Siamo rinati col battesimo per essere destinati alla vita eterna. Sia questa la nostra speranza che ci attira. L'esempio di San Bruno, che lasciò il mondo per dedicarsi totalmente a Dio, ci fa capire che desiderare Dio ed il suo regno è lo scopo per cui siamo al mondo, che il Signore ci doni di comprendere in profondità che siamo rinati nel battesimo per essere destinati al regno. Questa fede ci sostenga. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.